Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni domenica, iniziano le review dei TOTS. Stavolta è il turno di quelli della Liga che promettono veramente scintille rispetto a quelli usciti fino ad ora. Probabilmente hanno entusiasmato di più. E come prima review vi porto Vinicius, Pedri e Militão. Quindi mettetevi comodi e gustatevi le clip. Partiamo proprio dal difensore brasiliano, di cui io sono sempre stato un grandissimo fan e nel quale riponevo delle grandi aspettative, che non sono state deluse. Guardate qui come si sposa perfettamente con il mio stile di gioco aggressivo in fase di difesa, con questi recuperi molto alti. Guardate anche qui quando c'è da andare a intercettare palla sul limite dell'area di rigore con l'L2 come si muove bene. Ma è anche tremendamente versatile. Guardate qui con l'L2 come scherma bene i movimenti degli avversari. Poi, ripeto, la specialità della casa è proprio questa, l'uscita alta con il contrasto preciso che stoppa sul nascere l'azione. Guardate anche qua, addirittura a centrocampo. Quindi diciamo che se siete molto bravi a difendere in manuale e vi piacciono gli anticipi, questo è il difensore che fa al caso vostro. Però anche all'interno dell'area di rigore, assolutamente, non disdegna autoblocchi, interventi automatici, mi sono trovato molto molto bene. Quanto a Pedri invece, il centrocampista blaugrana soffre un po' di quel problema delle gambette, per il quale ogni tanto le intercettazioni le fa, ma la palla gli scivola dai piedi. Poi per il resto un ottimo controllo palla, avete visto anche la finalizzazione è ottima, si mette molto bene sulle linee di passaggio, è molto presente, anche se alle volte ha bisogno un po' di essere strigliato. Lo vedremo a breve in una clip dove sta un po' pascolando in mezzo al campo e ho bisogno io di andarmelo a selezionare, altrimenti lui non aveva fatto l'intervento, aveva praticamente osservato l'avversario che si muoveva, esattamente questa. Guardate qua, se ne stava addirittura andando sul lato di Petit, quindi l'ho preso io e ho detto dove pensi di andare e abbiamo recuperato la palla. Stessa cosa qua, quando lo controllate vedete con l'L2 si attacca veramente benissimo all'uomo e anche qua con recuperi automatici, con il raddoppio, si comporta alla grande. Lo possiamo vedere anche qua in quest'altra situazione, sempre contro Petit, boom, intervento a recuperare palla che vedete però con le gambette gli scivola via. Poi grazie al suo work rate fa entrambe le fasi benissimo. Guardate qua, addirittura si è andato ad abbassare in area di rigore, qui sul centrocampo io controllavo Militão, ho recuperato palla, quindi su questo niente da dire. Ma veniamo al goat finale, ovvero il buon Vinicius, che palla al piede, non vi devo neanche dire che è praticamente una trottola, un giocatore clamoroso. Guardate qua, si gira e si rigira, gli avversari viene il mal di testa, serve poi la punta che può fare una skill isolato e segnare. Sull'esterno poi lo speed boost è di una qualità incredibile, questo praticamente si teletrasporta, ma la cosa che mi ha sorpreso è proprio questa qua, il tiro a giro di Vinicius. Regà, nelle partite bloccate arriva la palla a sto Vinicius, boom, girello e ve la risolve. Poi è anche bello clinical, guardate qua, non era semplicissimo con tutto il corpo messo di spalle. Qui lanciato in campo aperto, ottimo controllo del pallone, suola per mandare a vuoto il portiere e poi finalizzazione col mancino che non è banale. Qui ancora una volta guardate anche con le skill come tiene la palla incollata al piede, poi purtroppo l'autoblock spezza i sogni di gloria. Ma guardate ancora, Mattonella, tiro a giro bianco, manco verde, ancora all'incrocio. Sull'esterno invece la sua dote l'abbiamo detta, quella della skill, rientra, boom, mancino ancora all'angolino, veramente spaziale con queste conclusioni da fuori che vi permettono di sbloccare le partite più chiuse, quindi veramente tanto tanto di cappello per sto Vinicius. Allora ragazzi, dopo aver provato questi tre big boy, mi verrebbe subito da partire con Vinicius Junior, che conosciamo un po' tutti. La sua ultima carta speciale risaliva a un po' e sta versione TOTS non ha deluso le aspettative. 5-4 confermato, quindi non ha ricevuto l'upgrade del piede debole e direi meglio così, perché già l'abbiamo pagato 5 milioni e 3 con 5-5, penso che vi costava più del fenomeno Moments. Dalle statistiche potete ammirare 11 partite, 10 gol e 4 assist. Io l'ho giocato prettamente da esterno a sinistra per rientrare sul destro e calciare a giro, sul quale poi arriviamo dopo, ma l'ho provato anche da punta. Devo dirvi che mi è piaciuto molto di più da esterno, perché da punta spesso e volentieri veniva un po' bullizzato dai difensori che gironzolano in questo periodo, Sule in particolare, quando lo beccavo contro praticamente lo inglobava stile Majin Buu e lo faceva scomparire a sto Vinicius, quindi io lo butterei più sul largo. Come stile intesa vedete che gli ho dato cannoniere, anche se questo praticamente, anche se gli lasciate base, gli si aumentano tutte le stats che già sono della Madonna.
accelerazione e velocità scatto, più di questo non poteva avere e vi assicuro che si sente perché c'è uno speed boost che è pari all'illegalità. Finalizzazione 91, potenza tiro 96, vi dico bene, ma finalizzazione 91 forse un po' altina, perché mi è capitato in un paio di occasioni che anche dei tapin abbastanza semplici faceva quella classica animazione di chi non è proprio un bomber di razza. Quello che mi è piaciuto veramente tanto, nonostante nelle caratteristiche non ci sia, è il tiro a giro, e d'altra parte lo avete visto anche voi. Cioè, quando beccate quella partita storta, un po' chiusa, eccetera, arrivate lì dalla mattonella, sto Vinicius tira veramente dei bellissimi tiri a palombella. Quindi, tiro dalla distanza più che approvato. Poi, ha anche degli ottimi passaggi, sia il corto che il lungo, da esterno si sentono benissimo, infatti l'avete visto, anche 4 assist, insomma, parlano per lui. Agilità, equilibrio, reattività, controllo palla, dribbling, tutto praticamente dal 95 al 99 ed è una trottola praticamente, non risente minimamente del gameplay, e vi assicuro che io quando sto provando questi giocatori, ovvero sabato mattina, mi sono dovuto interfacciare con un gameplay che era pari all'osceno, una roba così non l'avevo mai vista quest'anno, e quindi se lui è riuscito a spiccare in queste condizioni vuol dire che veramente ne vale la pena. Poi vabbè, forza e aggressività non gli interessano, quello che ci interessa è il 99 di resistenza, e difatti con sto Vinicius sono arrivato tranquillamente al 120esimo, tra l'altro giocandolo un po' da esterno, un po' da punta, cambiandogli ruolo, questo poteva correre pure fino al 240esimo. Quindi che dire, secondo me il migliore esterno del gioco, anche un pizzico sopra Mané, quindi se io a Mané gli avevo dato 9, con lui diciamo che andiamo a 9,5, perché se fosse stato 5,5 avrebbe ora sentato la perfezione e si sarebbe stuccato un bel 10. Ma proseguiamo il nostro resoconto con Pedri, perché abbiamo da parlare. Allora, giocatore che anche qua conosciamo perché abbiamo visto la sua versione Footbird, i 5-4, voglio dire, alto, 1.800.000 il suo costo, 11 partite, 2 gol e 3 assist. Allora, diciamo che il prezzo mi sembra un po' esagerato. È vero che il Footbird costa ancora tanto, quindi questo doveva costare per forza di più, però non è che ci passa proprio il sole e la luna tra le due versioni. Certo, si sentono questi upgrade, in particolar modo lo vedi che è bello veloce, è bello agile, c'ha anche un buon speed boost quando è palla al piede, con l'L2 non ve lo dico proprio come si attacca all'uomo nonostante abbia 81 di aggressività, però forse ogni tanto questo lo patisce, perché mi è parso che non seguisse proprio bene in alcuni frangenti, un po' discontinuo in fase di marcatura. Poi quando si trattava invece di stare palla al piede, anche lì in fase di impostazione ottimo, il work rate fa il suo, quindi lo percepite bene sia in fase offensiva che in fase difensiva. I passaggi, quei 2,99 sono veramente un cioccolatino, quindi tanta roba. Nei contrasti mi è piaciuto tanto, l'elemento difensivo che più mi è garbato è l'intercettazione, perché era praticamente sempre sulle giuste linee di passaggio a dare fastidio. Alle volte addirittura, per segnarmi i minuti da inserire nella review delle clip, abbassavo lo sguardo, rialzavo lo sguardo sul gioco, boom, mi ritrovavo la palla tra i piedi di sto Pedri, quindi vuol dire che l'aveva recuperato da sola. Diciamo che rispetto ad altri di centrocampisti è sì automatico, ma anche una buona componente di manualità. Diciamo che se gli date una mano ogni tanto, lo andate a prendere, lo richiamate all'ordine, è meglio. Però assolutamente entra in quel parterre dei centrocampisti veramente forti. Anche se al momento, secondo me, Bellingham, De Bruyne gli sono superiori. E per qualità-prezzo, secondo me, pure Paquetà a sto Pedri gli dà fastidio, perché anche è un po' più spesso. Quindi diciamo che gli diamo 8,5. Come voto, stile d'intesa, io ho messo ancora per provargli a bussare proprio un po' il fisico che altrimenti non ci aveva. Devo dire che è girato bene, quindi tutto sommato una buona carta. Ma il vero MVP, secondo me, di questo video, tralasciando Vinicius ovviamente, che insomma ce lo aspettavamo, secondo me è questo Militao, perché visto anche il prezzo, parliamo di 500.000 crediti, ci ritroviamo tra le mani quello che credo a questo punto sia il
terzo miglior difensore del gioco. Poi dipende anche da come interpretate voi la fase difensiva. Però dopo Varane e dopo Marquinhos, secondo me questo qua si va a piazzare prepotentemente, perché io già amavo la versione Numbers Up e questa qua ha mantenuto le aspettative, perché nonostante un body type un po' particolare, diciamo così, è tremendamente veloce, con l'L2 è super fastidioso perché con 95 di aggressività si francobolla. E con Militao la cosa bella è che potete fare entrambe le fasi, ovvero sia difesa un po' più passiva e automatica, dove lui va a intercettare, ad bloccare la palla da solo, e anche soprattutto la difesa quella un po' più manuale, dove vi andate a selezionare voi il giocatore per uscire un po' più alto, e questo qua con i tempi di gioco che c'ha andate spesso e volentieri bene in anticipo. Quindi a me è piaciuto veramente veramente tanto, ha anche dei buoni passaggi, quindi quando c'è da far ripartire l'azione questa può partire dai suoi piedi. Stile d'intesa ovviamente un bell'ombra, è possibile linkarlo stra easy anche con un Marcelo, bellissimo, si danno una tripla che vi svolta praticamente il discorso intesa. Io gli do un 9 perché mi piace veramente veramente tanto. Quindi tra questi giocatori provati oggi, Vinicius e Militao spiccano su tutti, ma ovviamente anche Pedri è un buon giocatore, con riserva visto il prezzo. Anche per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere nei commenti se li avete provato, se li proverete o se visto il prezzo purtroppo ci dovete stare lontani. In descrizione vi ricordo il link della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!